Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook. E io sono Max. Stasera abbiamo, grazie al nostro amico Davide, un pezzo veramente interessante. È un pezzo veramente di qualità, un pezzo che non si vede tutti i giorni, soprattutto in queste condizioni. Cosa abbiamo? Abbiamo un Gewehr 43 della Walther, sì, e produzione fine guerra del 45. Allora, molti di voi, incluso me, conoscono quest'arma, ha iniziato a conoscere quest'arma grazie alla serie di Call of Duty, visto che è una delle armi principali che da sempre c'è nella serie. E cosa possiamo dire per dare due cenni storici? Questa qua è il punto d'arrivo a cui sono arrivati i tedeschi dopo che... dopo essere passati per vari progetti. Iniziamo a vedere qualcosa. E come sapete, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale la fanteria tedesca era armata integralmente con fucili bolt action calibro 8x57 modello Kar 98. E non avevano proprio pensato, a differenza di altri eserciti, a sviluppare un programma di armi automatiche, semiautomatiche. Questo per quale motivo? Non perché fossero stupidi, semplicemente perché per la dottrina tedesca la forza, la potenza di fuoco della squadra era basata interamente sulla mitragliatrice. Quindi nella squadra, nella sezione di fuoco tedesca c'era la mitragliatrice che doveva fare la potenza di fuoco massima, e i soldati, praticamente il resto della squadra, operavano una sorta di supporto della mitragliatrice. E questa tattica, tra l'altro, diede i suoi frutti durante le prime Blitzkrieg all'inizio della guerra, perché si trovarono ad affrontare eserciti ancora molto legati a concezioni di guerra superate, soprattutto i francesi. Ma anche gli stessi inglesi non è che fossero poi messi meglio, usavano tutte le stesse tattiche. E quando invece i tedeschi attaccarono sul fronte russo, si trovarono di fronte, e ne catturarono anche tantissimi, centinaia, anzi migliaia, perché ne hanno catturati veramente tanti, di Tokarev SVT-40 e SVT-38. E a quel punto lì i tedeschi, visto che ottennero queste armi, ebbero una grande distribuzione tra le truppe, i tedeschi le apprezzavano tantissimo, probabilmente più degli stessi russi. E i tedeschi iniziarono, i soldati tedeschi iniziarono a dire: dateci anche a noi qualcosa del genere. E la risposta arrivò intanto col progetto Gewehr 41. Il progetto che fu sviluppato in concomitanza sia dalla Walther che dalla Mauser, progetto che poi vinse, diciamo, la Walther, perché vinse fu considerato migliore, a ragion veduta, il progetto della Walther. E era un progetto che per quegli anni era diciamo estremamente arretrato, perché come funzionava? I tedeschi non volevano, erano irremovibili, i progettisti tedeschi, sul rifiutarsi di voler forare la canna, cosa che i russi, per dire, stavano facendo già dal 1936. Non volevano forare la canna per ottenere lo spillamento dei gas a metà canna, quindi si ostinavano fino al 1941 a implementare la presa di gas tipo Bang, quindi la cosiddetta gas trap, un dispositivo che recuperava i gas esausti che fuoriuscivano dopo la volata, quindi diciamo gas fiacchi e soprattutto che tendevano a sporcare, essendo molto poco in pressione, tendevano tantissimo a sporcare le azioni di riarmo che dopo un po' si inceppavano. Tant'è che il progetto della Mauser, del Gewehr 41 della Mauser, nasceva implementando un bolt action di backup, nel senso quando si bloccherà il recupero dei gas, perché si bloccherà, quindi partivano già male, saltava fuori il soldato, chiudeva la presa gas e iniziava ad andare di bolt action. Quindi a seguito del fatto che i soldati tedeschi ritenevano il Gewehr 41, a ragion veduta, una porcheria, finalmente nel 1943
si decisero i progettisti a implementare la presa di gas a metà canna come facevano i russi, quindi un'effettiva presa di gas. E nacque appunto questo fucile qua, il Gewehr 43, che doveva nelle ipotesi sostituire completamente il Kar 98 come arma di dotazione della fanteria. Quindi a questo punto iniziamo a vedere un po' il nostro esemplare che abbiamo qua, quindi esemplare che intanto vediamo subito che qua abbiamo la sua ottica. Questi fucili nascevano tutti con la slitta laterale, quindi la possibilità di montare un'ottica a sgancio rapido, che è questa qua, ZF3 mi pare si chiamasse. E adesso questa ci torniamo sopra dopo, perché anche questa merita un discorso un po' a parte. Intanto concentriamoci sul fucile in sé. Vai Max, di qualcosa a te, analizza te un po' questa situazione. Inizialmente pensavamo fosse una testina rotante o un tilting bolt come tutti gli altri fucili crucchi postumi, invece abbiamo notato che una testina dell'otturatore, sulla testina dell'otturatore ci sono due alette di chiusura che vanno a incunearsi appena prima della camera. Un sistema che non è che mi faccia impazzire, non è un granché, contando che ci sono sistemi migliori. Poi avevamo da copiare un bel fucile, non sono riusciti neanche a copiare quello, abbiamo ottenuto questo. C'erano dei bei problemi anche la presa di gas, mi sembra. Sì, allora, intanto questo fucile qua di progetto nasce, come quasi tutte le armi tedesche di quel periodo lì, è overgassed, cioè spilla più gas del necessario. Io non so perché facessero così, sinceramente. Da progetto pensavano che cosa succedeva? Succedeva che spillando tanto gas l'azione funzionava tanto forte e quindi avevi un ciclaggio più sicuro. In realtà non era proprio così, però appunto i tedeschi hanno dovuto assemblare questo progetto in fretta e furia. Avevano da copiare qualcosa che funzionava, no, facciamolo diverso, giusto per far vedere che non lo stiamo copiando. Ma va bene, poi è bellissimo questo, una molla fiacchissima. Cioè, sì, anche perché secondo me una molla più fiacca non la poteva mettere. Non so neanche se magari l'hanno cambiata dopo e l'hanno messa sbagliata oppure. No. Secondo me, essendo overgassed, puntava tutto sul rimbalzo dell'otturatore a fine corsa. Meraviglioso. Vediamo questo sportellino, sì. un coprisabbia. Chissà perché. Serviva qua probabilmente per rogliare? Ma non lo so, secondo me un bagaglio così serve più che altro proprio per coprire la... Credo che abbia a che fare questa apertura sul dosso, abbia a che fare con la fase di smontaggio, però anche qua non prendetelo con le molle, io non sono sicuro. La prima volta che vedo sto bagaglio qua. Quindi non lo smonteremo assolutamente, perché rischiamo di spaccarlo in diretta e sono soldi. Quindi qua cosa possiamo vedere in generale? Intanto vediamo, vabbè, la mira a rampa tipo Kar 98, proprio normalissima. Sì, bella, bloccata. Sì, questa qua è demilitarizzazione tedesca, mira che viene bloccata, non può andare oltre i 300 metri, vabbè. Se no è troppo pericoloso. Esatto, dopo puoi fare del cecchinaggio long range. Cinghia, intanto togliamo subito le cose un pochino meno importanti. Cinghia è la stessa del Kar 98. La bacchetta di pulizia... è la stessa identica del Kar 98, quindi iniziamo a vedere anche tutte le cose compatibili. Il coprimirino dovrebbe essere lo stesso del Kar 98. Quello. Servono 10 fucili per pulirne uno. Sì, 3. Caricatore 10 colpi, ricaricabile a lastrine. Non so se ai tedeschi venissero dati dei caricatori di scorta, non lo so, questo a dire la verità non sono sicuro, però davano comunque la possibilità di ricaricarlo a lastrine, perché se aprite l'otturatore qua si vede la fresatura appunto per infilare la lastrina, quindi lastrina da 5 e poi via, chiudere. Altra particolarità, non c'è l'attacco della baionetta. Esatto, questa è una cosa molto particolare per un fucile militare, non ha l'attacco della baionetta, a differenza del Gewehr 41 che nasceva per montare la baionetta del Kar 98.
Questo non ce l'ha, non ha proprio l'attacco, non hanno pensato a montare l'attacco della baionetta. Vediamo invece anche un'altra particolarità, la sicura bandiera tipo Mauser, in due posizioni, quindi tutto bloccato, tutto sbloccato. Il calcio, anche questo, ricorda tantissimo quello di un Car 98, con anche la scarpetta qua dietro tipica. Non ha chiaramente più il foro per smontare il percussore, che non serviva più. E guardiamo magari anche qualche dettaglio costruttivo dell'arma. Intanto vediamo che, essendo questo qua un esemplare fatto a fine guerra, che codice è questo? Del? 45. Sì, no, ok, è un DB. No, AC. Ok. AC Walter 45. AC Walter 45. Questo qua praticamente, vedete che, quindi, che è roba costruita a fine guerra, vedete proprio di una rozzezza incredibile. Sì, il portotturatore sembra appena fuso. Credo che lo sia. Perfetto, appena finito. Poi ci sono tutti i segni delle fresate, è carina questa cosa, però anche si qua vede che ci avevamo fretta. Esatto, anche qua vedete, anche proprio sul receiver, qua sulla zona del receiver è tutto fatto proprio a grezzo di fusione, una cosa molto alla veloce, però tuttavia sembra funzionare bene, insomma mi sembra tutto sommato fluido. Robusto è una parola grossa, anche perché se te vedi qua dietro sto canchero qua, sta cover stampata, secondo me non mi sa proprio non mi dà proprio l'idea di robustezza, ma forse si può fare a meno. No, la cover no, questo affare qua no. Sì, ma questo canchero qua si può togliere tutto. No, e tra l'altro, piccola particolarità: questo dovrebbe esserci una lettera da qualche parte. Che lettera? La lettera quella del campo, la N. Ok, da qualche parte lettera potrebbe N. esserci una lettera N, che adesso non l'abbiamo ancora cercata bene, sinceramente, che indicherebbe la provenienza di questo fucile come fatto nel campo di concentramento di Neuengamme. Quindi è roba fatta dai prigionieri, dai reclusi ebrei, che spesso pare che si divertissero, posso anche capire, a sabotare i pezzi, quindi anche qua come buona prassi. Esatto. E poi altre cose che possiamo dire, ecco, magari torniamo sul discorso dell'ottica, magari dopo vediamo prima come alcune particolarità. Abbiamo la manetta d'armamento sul lato opposto. Esatto, perché probabilmente c'era il regolamento apposta. Esatto, credo che qua con questo fucile nasce la dottrina militare occidentale, dove il fucile viene tenuto dalla mano forte e viene, come si dice, armato con la mano debole. Quindi, a differenza per esempio dei russi, che continuarono con la dottrina dove il fucile viene retto con la mano debole e la mano forte arma, quindi manette d'armamento sulla destra. Questa è una piccola particolarità, ma abbastanza importante. E scatto, sentiamo, ha un prestadio, lo scatto è molto buono, ha un prestadio molto fluido, non gratta, non come uno potrebbe immaginarsi da un fucile fatto in svelto. E poi ha un secondo stadio un po' lungo, ma molto, molto gradevole, è un bello scatto, strano per un'arma del genere, quasi meglio di un Car 98 secondo me. E ok, a questo punto torniamo un attimo sul discorso dell'ottica. Quest'ottica qua l'ottica in sé è un'ottica cecoslovacca degli anni 50, quindi, visto che questi fucili qua comunque furono usati dai cecoslovacchi dopo la guerra, anche loro fecero dell'accessoristica, insomma della ricambistica, e quest'ottica appunto è proprio una di questi pezzi, mentre invece per quanto riguarda la staffa è una riproduzione, la staffa è una riproduzione di buona qualità, però pur sempre la riproduzione. Qua vediamo che era così, ok, perfetto, adesso è bloccata, vedete, un'ottica a sgancio rapido, ricorda molto quella dei Dragunov. Il reticolo è il classico reticolo tedesco con la T, col palo in mezzo. E
Anche perché appunto questo montaggio è fatto perché in teoria quest'arma qua sarebbe dovuta diventare un'arma universale, ovvero arma con la possibilità di montare l'ottica come anche non montarla, insomma, cioè poteva fare tutte e due le cose, come anche erano nati appunto gli SVT-38 e SVT-40. E ok, quindi adesso togliamo questo affare qua, vediamo se sono capace, senza fare dei danni. Ah, ok, c'è lo sgancino qua, mi dimentico sempre. Ok, a posto. Quindi, che dire ancora su questa arma? Sicuramente è un'arma valida, oggi bisogna stare attenti a sparare con queste armi perché, diciamo, non essendo e non avendo delle soluzioni costruttive proprio eccezionali per spararle, per spararci preservandole al meglio, è consigliabile acquistare sempre dei cosiddetti shooter kit, che sono dei dispositivi, dei, insomma, degli accorgimenti, parti di ricambio, quindi si parla della cover e di un set di molle e di una presa di gas, di una modifica alla presa di gas, che garantiscono, diciamo, di spararci con una relativa certezza di non danneggiare niente, di non danneggiare nessuna parte sensibile. E sì, si consiglia sempre di montarli, poi c'è chi lo fa, c'è chi non lo fa, ma ripeto, essendo un'arma dal valore non proprio trascurabile, perché si sta parlando di veramente migliaia di euro, sì, direi che se avete 3.000-3.500 euro da spendere per un'arma del genere, ne avete anche magari anche 200 per prendere una cosa del genere e stare sicuri. Io penso così. E va bene, allora a questo punto torniamo a ringraziare il nostro amico Davide che ci ha dato la possibilità di presentare questa arma, grande Dave, e ci diamo appuntamento alla prova di tiro quando finalmente si deciderà, gli arriverà questo benedetto shooter kit e potremo spararci senza rischiare di fare danni. Ok, da Cook e Max è tutto.